Disneyland Paris, c'est donc une entreprise de rêve. Disneyland Paris è una società che fa realizzare proprio dei sogni e quindi per questo noi ci rendiamo in diverse città per dare la possibilità delle persone di avere dei colloqui, quindi di poter realizzare il proprio sogno che è quello di lavorare in questa azienda. Allora, noi proponiamo nel 2015 circa 8.000 contratti, dei quali 1.700 stagionali per il periodo di natalizio e circa 1.000-1.300 contratti a tempo indeterminato, per cui diamo la possibilità alle persone che arrivano con un contratto stagionale di poter avere un contratto a tempo indeterminato. Salve a tutti, mi chiamo Antonella Giallombardo e sono ambasciatore di Disneyland Paris 2013-2014. Siamo qui a Palermo per selezionare i candidati che verranno a lavorare nella nostra destinazione turistica a Parigi. Una preselezione è stata fatta dall'equipe del casting e quindi oggi più di 200 persone sono qui per poter sperare di poter lavorare con noi. Ho iniziato a Disneyland Paris a febbraio del 2007, passando i colloqui proprio qui a Palermo, quindi 8 anni fa ero al posto dei candidati, quindi ho tantissimi ricordi. Ho iniziato a febbraio 2007, lavoravo nelle boutique del parco e poi nell'ottobre 2012 ho avuto l'opportunità di essere ambasciatore, quindi portavoce ufficiale di Disneyland Paris per 2013-2014. L'abbiamo capito che il mondo è cambiato? L'abbiamo capito che l'espressione Nemo profeti in patria è vera, soltanto che la patria è il mondo? Vogliamo capire che la mobilità è un diritto umano? Vogliamo smetterla di pensare che sia una disgrazia per qualcuno che è nato a Bagheria di trovare un lavoro a Palermo? I miei amici francesi, i miei amici tedeschi, quando mi incontrano mi dicono: sai professore, sono felice, io sono di Parigi ma ho trovato un lavoro ad Amburgo, io sono di Heidelberg, ho trovato un lavoro a Nanterre. La mobilità è un diritto. Detto questo, dobbiamo impegnarci perché chi vuole se ne possa andare, ma dobbiamo impegnarci perché chi vuole tornare possa tornare. Lo scambio di esperienze, un impegno di lavoro all'estero renderà coloro che vanno a lavorare, in questo caso a Parigi, più forti per tornare a Palermo e per vincere la concorrenza di quelli invece che rimangono sempre a casa e che pensano che il lavoro bisogna trovarlo sotto la casa dove abitano. Palermo viene considerata un punto di riferimento, una dimensione internazionale, e anziché scegliere un'altra città si è scelta Palermo. È la ragione per la quale abbiamo avuto a Palermo un incremento straordinario di turisti. La GESAP, la società che gestisce l'aeroporto, dopo 7 anni di bilancio nero adesso ha utili di esercizio e sta raggiungendo i 5 milioni di passeggeri l'anno. Diciamolo così, Palermo è bellissima. Cerchiamo di essere belli anche noi palermitani. In attesa che questo accada, resta il fatto che i turisti, nonostante noi, continuano a venire.